Volevo condividere con voi una piccola delusione, che è Le cose come stanno, di Roberto Gervaso, che ho comprato un po' per l'autore, di cui ho letto tutto, un po' per il sottotitolo, L'Italia spiegata alle persone di buonsenso. Il libro in realtà parte bene, con l'immagine di Cesaretto, che rappresenta l'italiano tipico, con tutte le sue contraddizioni. Che acquista all'edicola Playboy e Famiglia Cristiana, che è il poster di Padre Pio vicino a quello dei Pooh, che rappresenta cioè tutte le contraddizioni dell'Italia di oggi e che viene appunto per questo ascoltato dall'intelligenza americana che vuole capire qualche cosa di questo popolo strano. E ancora vive l'aforisma di Kissinger, che dopo aver ascoltato un intervento di Aldo Moro che durò 6 ore, 6 ore, si alzò dicendo: "Io, chi parla così è un imbroglione e rappresenta un popolo di imbroglioni." Proprio per togliere via questa taccia si scrive questo libro, in cui però purtroppo mi sembra che Gervaso perda tanto di lucidità. Un po' per il modo di narrare le donne, che vengono viste esclusivamente per il loro aspetto fisico, da concupire e certe volte anche da molestare. Di Virginia Raggi si può dire molto, ma non certo come abbia il fondoschiena, che è l'unica cosa che sembra notare Gervaso, e a quest'età, a 80 anni, sta veramente di laido. Che cosa rimane? La grande esperienza che ha accumulato Gervaso nel corso degli anni. Quindi la descrizione che sa fare dei personaggi, di Berlusconi che porta nella sua borsa di coccodrillo sempre un phon perché è ossessionato dai capelli e che mangia soltanto chianina e mozzarella. Una descrizione di Bossi che è fantastica e che anzi vi leggo. Eccola, me l'ero preparata. Bossi, il Lord Brummel della Lega, al suo confronto sembrava un tapiro uscito dalla tana. Le froge frementi, le guance purpuree, l'alito di un mozzo di stalla e stato di ebbrezza, le orecchie espanse come radar, bocca da buttero, denti digrignanti, occhi grandi da rinoceronte, una fisionomia terribile, degna di Pietro il Grande. E poi ci sono gli aforismi. Ecco, Roberto Gervaso è da leggere più riga per riga che non per l'insieme. Quando ti dice, per esempio, che Benedetto Croce fu definito da Leo Longanesi uno che non capiva nulla, ma non lo capiva con tanta competenza, mi vengono in mente almeno 100 persone della vita politica e sociale di questi anni a cui questa definizione si attaglia altrettanto bene.